Ciao a tutti! Nonostante sia una delle culture e dei paesi più studiati nella storia dell'umanità, l'antico Egitto conserva ancora molti misteri irrisolti fino ad oggi. È facile presumere che abbiamo scoperto tutto ciò che c'è da sapere su questa antica civiltà, ma questo è ben lontano dalla verità. Infatti, alcune delle domande che ancora oggi pongono gli scienziati sono così enigmatiche da far correre brividi lungo la loro schiena. Iniziamo! Leoni di Prudhoe. I leoni di Prudhoe, noti anche come i leoni di Soleb, sono una coppia di monumentali sculture in granito rosso dell'antico Egitto risalenti al XVIII secolo intorno al 1370 p.C. Originariamente il leone serviva come guardiani per il tempio di Soleb in Nubia, che fu costruito da Amenhotep III. I leoni portano varie iscrizioni, che indicano il loro riutilizzo da parte di diversi sovrani nel corso della storia, insieme agli atti di alcuni di questi sovrani. Per esempio, sappiamo dalle iscrizioni che Tutankhamon rinnovò il tempio mentre Ai, successore di Tutankhamon, spostò i leoni. Nel III secolo p.C., i leoni furono trasferiti a Jebel Barkal, una città meridionale nel paese, da Amanislo, un re cuscita di Meroe. Amanislo fece anche incidere il suo nome sui leoni, continuando la tradizione. All'inizio del XIX secolo, Lord Prudhoe raccolse i leoni da Jebel Barkal e li fece spedire a Londra. I leoni sono unici nel loro essere in una posa naturalistica rilassata, sdraiati sui loro fianchi con le teste girate di lato e le zampe anteriori incrociate, piuttosto che nella posa tradizionale più rigida dello sfinge o del leone, con la testa rivolta in avanti e le zampe estese verso il fronte. Collezione di teste di ariete. In un'escavazione all'inizio del 2023 al tempio di Ramses II ad Abydo nel sud dell'Egitto, un team dell'Istituto dell'Università di New York per lo studio del mondo antico ha scoperto almeno 2000 teste di ariete mummificate risalenti al periodo tolemaico insieme a vari altri resti animali. La scoperta fornisce intuizioni sul sito in un periodo che abbraccia più di 2 millenni. Le teste di ariete mummificate si ritiene siano offerte votive, che indicano un continuo rispetto per Ramses nel sito circa 1000 anni dopo la sua morte. Il team ha trovato anche una grande struttura palaziale, con mura spesse circa 5 metri dal vecchio regno Sesta Dinastia, diverse statue, papiri, resti di alberi antichi, indumenti in pelle e scarpe. La struttura, insieme ai resti animali, espande la conoscenza del sito fino al periodo tolemaico. Abydo, situata nel governatorato di Sohag, è un importante sito archeologico in Egitto, servendo come necropoli per la prima reale antica egiziana e centro di pellegrinaggio per il culto del dio Osiride. Le recenti scoperte offrono un'opportunità per ristabilire il senso del paesaggio antico di Abydo prima della costruzione del tempio di Ramses. Testa di mummia. Il mistero di una testa di mummia decapitata scoperta in soffitta da un dottore britannico è stato in parte risolto dopo che il sorprendente manufatto è stato trovato per la prima volta a metà del 2022. La testa di mummia egizia antica si è scoperto appartenere a una donna che visse più di 2000 anni fa, dopo che è stata sottoposta a scansione TC, che ha rivelato anche che la sua lingua era rimasta notevolmente ben conservata, mentre i suoi denti mostravano segni di una dieta ruvida. Nonostante queste scoperte, l'origine esatta della testa è ancora sconosciuta. I ricercatori credono che la testa possa essere stata riportata dall'Egitto nel XIX secolo come souvenir e tramandata come cimelio. Ai vittoriani piacevano le mummie, ospitando feste di svolgimento e godendo del processo di rimozione delle bende dai corpi. Il team di ricercatori che lavora sulla testa eseguirà prossimamente test del DNA sui resti antichi, seguiti dalla datazione al carbonio, e spera di ricostruire il volto della donna nella prossima fase della loro indagine scientifica, prima di pubblicare i loro risultati in una rivista scientifica. I ricercatori sperano di fornire una comprensione più approfondita delle pratiche di mummificazione nell'antico Egitto. Letto di Tutankhamon. Nuove ricerche suggeriscono che il re Tutankhamon potrebbe aver dormito sulla prima versione mai realizzata di un letto da campeggio moderno. Ricercatori dell'Università di Musashino a Tokyo hanno analizzato un piccolo modello del letto dall'Egitto antico e suggeriscono che fosse il primo letto da campeggio pieghevole in 3 parti mai realizzato. Il letto scoperto da Howard Carter
nel 1922, era fatto di quattro gambe di legno a forma di leone, insieme a tamburi in lega di rame che sopportavano la maggior parte del peso. La forma elaborata delle gambe in legno del letto rendeva il suo piegamento tutt'altro che semplice, ma i progettisti utilizzavano cerniere ingegnose sopra le gambe per alleggerire lo sforzo sulle cerniere. I ricercatori credono che il letto offra una visione delle aspettative di Re Tutankhamon, poiché aveva un piede torto che gli impediva di camminare senza un bastone. Nonostante ciò, sognava di fare campeggio e caccia secondo Naoko Nishimoto, uno dei ricercatori che hanno lavorato al progetto, anche se il fragile giovane re potrebbe non aver mai partecipato a spedizioni lunghe o faticose, amava comunque l'idea di cacciare e fare campeggio. Il suo letto da campeggio è intrinsecamente poetico. Il letto fu fatto appositamente per Re Tutankhamon e tracce visibili di prove ed errori mostrano che gli artigiani coinvolti nella produzione del letto non avevano altri letti pieghevoli in tre parti come riferimento. Prima di continuare, vorrei chiedervi di iscrivervi al canale. Non costa nulla. Insieme siamo più forti. Vasi egizi. Uno studio scientifico innovativo ha scoperto che gli artefatti provenienti da una tomba egizia antica emettono ancora odori dopo essere rimasti intoccati per 3.400 anni. I vasi, che contengono cera d'api, pesce essiccato, frutta e possibilmente birra, sono stati analizzati da archeologi e chimici analitici utilizzando sacchetti posti attorno ai barattoli per raccogliere l'aria per la spettrometria di massa. L'analisi del progetto è stata condotta in loco per prevenire qualsiasi rischio per gli artefatti durante il trasporto. La scoperta è stata fatta nel Museo Egizio di Torino in Italia, dove i curatori hanno notato gli odori emanati dai barattoli per molti anni. Lo studio, pubblicato nella rivista di Scienza Archeologica, ha dimostrato che questo nuovo metodo di analisi dei contenuti permette la conservazione degli artefatti e può prevenire la necessità di metodi di ricerca invasivi. I barattoli provengono dalla tomba degli egiziani ricchi Ka e Merit scoperta nel 1906 e sono alcuni dei siti di sepoltura non reali più completi mai scoperti. I contenuti conservati includono pagnotte di pane, cesti di frutta, carne, spezie e persino grasso, mobili, abbigliamento e resti mummificati ben conservati di Ka e Merit fanno anche parte dei tesori della tomba. Maschera di mummia di Wenje Bawenjed. La maschera funeraria d'oro di Tutankhamon potrebbe essere la più famosa del suo genere mai trovata in Egitto, ma certamente non è l'unica. L'esquisita maschera funeraria di Wenje Bawenjed, un generale dell'esercito di Psusennes I, è un vero capolavoro. La maschera è stata realizzata in oro e adornata con pasta di vetro colorato, creando gli stupefacenti occhi e sopracciglia. La maschera copriva il volto, il collo e le orecchie del generale, terminando alla fronte dove sei piccole lingue perforate la fissavano alla testa della mummia. I tratti facciali di Wenje Bawenjed sono dettagliati meticolosamente, presentando un'immagine idealizzata del generale con un leggero sorriso. Il naso è perfettamente formato e le labbra sono strette e carnose. Curiosamente, le orecchie non sono simmetriche, con quella sinistra che sporge più di quella destra. La tomba del generale, trovata nella necropoli reale di Tanis da Pierre Monté, conteneva non solo la maschera dorata, ma anche numerosi pezzi di gioielleria, tra cui pettorali, anelli, braccialetti e statuette d'oro. I ritrovamenti più notevoli della tomba erano tre delicati piatti fatti di oro e argento e una statuetta di lapislazzuli di un montone nella sua forma di luna. Inoltre, quattro vasi canopi e molti ushabitu sono stati trovati fuori dal sarcofago. Pettine di Davis. Il pettine per capelli decorato con file di animali selvatici, noto anche con il titolo più accattivante di pettine di Davis, è un pettine finemente intagliato in avorio del tardo periodo Nakata III, risalente a circa 3200-3110 prima di Cristo. Esso dimostra gli elevati standard degli artisti egizi anche prima dell'antico regno. Si ritiene che il pettine fosse parte del corredo funebre di una persona d'élite vissuta circa 5200 anni fa. Sebbene parte dei denti del pettine manchino, la decorazione dettagliata suggerisce che fosse un oggetto cerimoniale e non solo un accessorio per capelli. Il pettine è adornato con animali disposti in file orizzontali su entrambi i lati, una organizzazione spaziale che sarebbe diventata familiare nell'arte egizia successiva.
Questi animali includono elefanti e serpenti, uccelli acquatici e una giraffa, iene e forse cinghiali. Disposizioni simili di queste creature su altri manufatti in avorio intagliato suggeriscono che la disposizione e la scelta degli animali non fossero casuali. Gli elefanti e i serpenti raffigurati insieme potrebbero essere stati simbolici, poiché le mitologie di molti popoli africani li associano alla creazione dell'universo. La fila più in alto del pettine potrebbe simbolizzare una divinità creatrice a cui il resto degli animali deve la propria esistenza. Figli di Ramses II. Ramses II ebbe tra 48 e 50 figli e 40 a 53 figlie, e prove di ciò esistono su diversi monumenti antichi. Ramses non faceva distinzioni tra i discendenti delle sue prime due mogli principali, Nefertari e Isetnefert. I primi figli e figlie di entrambe le regine erano raffigurati sulle statue all'ingresso del grande tempio di Abu Simbel. Oltre a Nefertari e Isetnefert, Ramses ebbe altre sei mogli reali durante il suo regno, inclusi i suoi stessi figli Bentanat, Meritamon, Nebetawi e Henutemire, che secondo un'altra teoria era sua sorella, e due figlie di Hattusili III, re degli Ittiti. Eccetto per la prima principessa ittita, Ma'ator Neferura, e possibilmente Bentanat, nessuna è nota per aver avuto figli dal faraone. Elenchi di principi e principesse sono stati trovati in vari luoghi, inclusi il Ramesseum, Luxor, Wadi Esibwa e Abydos. I figli di Ramses erano raffigurati in dipinti di battaglie e trionfi, come la battaglia di Kadesh e l'assedio della città siriana di Dapur all'inizio del suo regno. Gli sforzi di Ramses per far raffigurare i suoi figli sui monumenti contraddicono la tradizione precedente di mantenere i figli reali, specialmente i maschi, in secondo piano, a meno che non avessero titoli ufficiali. L'arma Kopesh. Che l'Egitto sarebbe diventato potente come lo fu nei tempi antichi senza il Kopesh è una domanda difficile da rispondere, ma ci sono molte persone che pensano che questa spada abbia svolto un ruolo chiave nell'aiutare gli egizi a forgiare un impero. La spada curva era l'equipaggiamento standard per i guerrieri egizi durante l'età del bronzo. È lo stile più antico di spada nel Nord Africa e considerevolmente più efficiente di qualsiasi arma da campo di battaglia disponibile ai nemici dell'Egitto all'epoca. Tuttavia, il Kopesh non è stato inventato in Egitto. Si pensa che le prime lame di questo tipo siano state create dai mesopotamici circa 4500 anni fa. C'è anche una rappresentazione del sovrano sumero Eannatum di Lagash, che impugna un Kopesh nella stele dei Vulturi, che è anch'essa vecchia di circa 4500 anni. L'Egitto adottò l'idea circa 3500 anni fa, durante il periodo del Nuovo Regno, e li usò per respingere le invasioni dei popoli del mare. La vicina Cananea fu meno riuscita in questo sforzo, e ciò potrebbe essere dovuto al semplice fatto che non avevano il Kopesh da poter utilizzare. La piramide rossa. La piramide rossa, nota anche come la piramide Nord, è una delle più grandi piramidi situate nella necropoli di Dashur del Cairo in Egitto. Costruita con blocchi di calcare rosso, la piramide era originariamente rivestita di calcare bianco di Tura, che da allora è stato rimosso tranne che per alcuni resti alla base. Si ritiene che la piramide rossa sia il primo tentativo riuscito dell'Egitto di costruire una vera piramide a facce lisce ed è la terza più grande del paese, seguendo quelle di Khufu e Khafre a Giza. La piramide rossa fu costruita dal faraone dell'antico regno Snefru tra il 2775 e il 2751, prima di Cristo. Gli egittologi non sono d'accordo sulla durata della costruzione della piramide, con stime che variano da 10 a 17 anni. Gli archeologi speculano che il design della piramide rossa sia stato influenzato dalla crisi ingegneristica vissuta durante la costruzione delle precedenti piramidi di Snefru, la piramide Ameidum e la piramide romboidale. Oggi la piramide rossa è aperta ai turisti e presenta un raro piramidione o pietra di copertura in mostra. I visitatori salgono le scale fino a un ingresso alto sul lato nord, che conduce a camere con tetti a volta che superano i 12 metri di altezza. Sarcofago di Ptah e Muya. C'è così tanto da scavare e scoprire nel sito di Saqqara, la più grande necropoli antica dell'Egitto, che i lavori sul sito probabilmente continueranno ancora a lungo,
dopo che noi e tutti coloro che guardano questo video saremo passati a miglior vita. Scoperte sorprendenti vengono fatte lì quasi ogni settimana, inclusa quella del sarcofago vecchio di 3200 anni di un alto segretario reale scoperto nel settembre 2022. Il sarcofago, notevole per la sua insolita tonalità rosso-rosa, appartiene a un uomo di nome Ptah-em-Uya, che servì sotto Ramses II e avrebbe lavorato a stretto contatto con il faraone. Il suo titolo completo era segretario reale, capo supervisore del bestiame, capo del tesoro del Ramesseum, che era il tempio funerario di Ramses in un'altra necropoli a Luxor. Oltre a ciò, Ptah-em-Uya era anche responsabile delle offerte divine a tutti i vari dei dell'Alto e Basso Egitto. In altre parole, sarebbe stato un uomo molto impegnato, forse morì di esaurimento. Il coperchio del sarcofago è stato rotto in qualche momento nel lontano passato, ma è impossibile sapere se qualcosa sia stato rubato al momento della rottura. Statue di Sekhmet. Gli egizi erano avanti a tutti i loro contemporanei quando si trattava di arti e mestieri. A dimostrarlo, ecco 27 antiche regali statue di Sekhmet, la dea egizia della guerra con volto di leone. Le scoperte sono state fatte nel sito del tempio di Amenhotep III sulla sponda occidentale di Luxor. Ognuna delle statue è scolpita in granito nero, un materiale difficile da lavorare che deve essere stato scelto con una specifica ragione in mente. Forse la ragione era la durabilità. Se così fosse, è stata una buona scelta perché le statue sono ancora con noi migliaia di anni dopo. La maggior parte delle sculture è alta più di 2 metri, sebbene ci siano anche alcune più piccole, che mostrano la dea seduta su un trono con in mano sinistra il simbolo egizio della vita. Il tempio è un sito enorme che si estende per quasi 300.000 metri quadrati. Per mettere ciò in prospettiva, è grande quanto 30 campi da calcio. Gli archeologi pensano che sia stato per lo più distrutto da un terremoto circa 3200 anni fa. C'è ancora molto lavoro di scavo da fare con il tempio, quindi potrebbero ancora essere scoperte altre statue e altri manufatti. Armatura di cuoio. I nostri antichi antenati sperimentarono con molte diverse forme di armatura sul campo di battaglia, cercando costantemente un materiale che offrisse il giusto equilibrio tra protezione e flessibilità. Prima che le armature in metallo e bronzo diventassero popolari, gli Assiri sperimentarono con armature fatte di cuoio. Qui vediamo un esempio della loro armatura di cuoio. Ha circa 2700 anni ed è stata scoperta in Cina. La quantità di lavoro che è stata impiegata per creare l'armatura è incredibile. È fatta da più di 5000 piccoli pezzi e 140 grandi squame di cuoio insieme a lacci e fodera anch'essi in cuoio. Il peso totale di 4 kg sarebbe stato pesante, ma più leggero e più facile da muovere rispetto a quasi qualsiasi altra opzione che sarebbe stata disponibile all'epoca. Come sia arrivata in Cina è sconosciuto. Il suo proprietario avrebbe potuto essere un mercenario assiro che lavorava in Cina o potrebbe essere stato un soldato cinese che ha saccheggiato l'armatura da un nemico assiro sconfitto. Alcuni storici hanno anche ipotizzato che la sua presenza in Cina potrebbe indicare uno scambio tecnologico finora sconosciuto tra le due regioni. Macchina del tempo. Nel 2023 è stata fatta una scoperta straordinaria nelle profondità delle grotte di Postumia, in Slovenia. Esploratori locali, durante una spedizione di routine, si sono imbattuti in una vasta sala sotterranea contenente una struttura monumentale fino ad allora sconosciuta, battezzata la Macchina del Tempo di Valendir. Il portale centrale, scolpito con precisione impeccabile nella pietra massiccia, presenta iscrizioni enigmatiche in una lingua antica ancora non decifrata. Di fronte ad esso, cerchi concentrici scolpiti nel pavimento sembrano formare un meccanismo complesso, suggerendo uno scopo rituale o funzionale. Archeologi e storici di tutto il mondo sono intrigati dalla perfezione e dalla tecnologia impiegate dagli antichi costruttori, sollevando domande sulle civiltà preistoriche e sulle loro conoscenze avanzate. La scoperta di Valendir promette di riscrivere interi capitoli della nostra comprensione del passato e delle capacità umane in epoche remote. Dalla scoperta, squadre di specialisti hanno lavorato incessantemente per svelare i misteri della Macchina del Tempo di Valendir. I primi esami indicano che la struttura potrebbe avere più di 10.000 anni, il che la collocherebbe tra le creazioni umane più antiche conosciute.
Una delle teorie più affascinanti è che la macchina sia stata costruita da una civiltà altamente avanzata, possibilmente con conoscenze di astronomia e fisica che superano quelle delle culture contemporanee. Le iscrizioni sul portale, sebbene ancora indecifrabili, sembrano contenere schemi matematici complessi e rappresentazioni di costellazioni, suggerendo un legame tra l'artefatto e il cosmo. Una scoperta intrigante è stata fatta da un team di linguisti che ha identificato somiglianze tra le iscrizioni di Valendir e antichi scritti trovati in rovine in Messico e in India, il che potrebbe indicare che questa misteriosa civiltà avesse una portata globale. Ciò sfida la visione tradizionale secondo cui le antiche culture erano isolate e senza contatti tra loro. Tuttavia, la vera funzione della macchina del tempo di Valendir rimane un enigma. Alcuni ipotizzano che potesse essere utilizzata per viaggi nel tempo, mentre altri credono che servisse come dispositivo di comunicazione con entità cosmiche o interdimensionali. Anche la struttura dei cerchi concentrici sul pavimento è altrettanto misteriosa, con alcuni che suggeriscono potesse essere un calendario astronomico avanzato o persino una fonte di energia sconosciuta. Mentre le indagini proseguono, la grotta di Postumia è diventata un luogo di intenso interesse turistico e scientifico, attirando visitatori e ricercatori da tutto il mondo. La scoperta di Valendir non solo alimenta l'immaginazione collettiva, ma stimola anche una nuova visione del passato dell'umanità e delle sue sorprendenti capacità. Le risposte potrebbero essere sepolte nelle profondità della grotta, in attesa di essere rivelate da coloro che sono abbastanza coraggiosi da esplorare i misteri del tempo e dello spazio. Vorremmo sapere cosa ne pensate di questo misterioso argomento. Fatecelo sapere nei commenti. Raro bracciale Ittita. Continuiamo con un bellissimo bracciale d'oro Ittita che è stato scoperto accidentalmente da un contadino mentre arava il suo campo nel villaggio turco di Çitli nel marzo 2022. Il bracciale ha circa 3300 anni ed è il primo manufatto del suo genere mai scoperto con rappresentazioni figurate sulla sua superficie. Inoltre, è anche il primo bracciale Ittita mai scoperto con un anello. La forma è nota per essere stata importante per gli Ittiti, ma è stata vista precedentemente solo nei loro sigilli ad anello. Siamo fortunati che il bracciale abbia sopravvissuto al suo incontro con le attrezzature agricole, che lo hanno lasciato ammaccato e danneggiato. È già stato sottoposto ad alcuni lavori di conservazione e riparazione e ne subirà ancora un po' prima di essere esposto all'interno del Museo Archeologico di Çorum. È stato fatto abbastanza lavoro di riparazione per determinare che la figura al centro del rilievo è la dea Itar, anche se il significato preciso o l'importanza della scena è sconosciuto. Gli archeologi hanno condotto un'estesa escavazione del campo in cui è stato trovato, ma non sono stati scoperti altri manufatti, quindi la presenza del bracciale nel campo è inspiegata. Tesori scoperti. L'antica città di Ashkelon in Israele si è dimostrata un ricco terreno di caccia per gli archeologi negli anni, e così si è dimostrato ancora una volta nell'aprile 2013, quando una coppia di straordinari manufatti è stata trovata nella località. Un team di archeologi dell'Autorità delle Antichità di Israele ha scoperto un'enorme antica pressa per il vino e un piccolo modello ceramico di una chiesa. Gli esperti pensano che entrambi gli oggetti risalgano all'epoca bizantina iniziale dei V e VI secoli. La pressa per il vino è massiccia, copre un'area di più di 28 metri quadrati e comprende un pavimento per calpestio, un letto di pressa e tre vasche ceramiche per la raccolta del vino. È una delle scoperte del suo genere più grandi e meglio conservate, ma la piccola chiesa è considerata ancora più rara. È stata scoperta vicino alla pressa per il vino, quindi potrebbe essere stata lasciata cadere da qualcuno nel processo di produzione del vino. C'è un manico ad anello sul tetto della chiesa che porta gli esperti a credere che fosse o appesa a una parete o sospesa dai vestiti. Gli esperti pensano anche che una volta fosse inserita in essa una lampada ad olio, proiettando così ombre a forma di croce sulle pareti dell'edificio in cui era collocata. Una specie estinta. Ai giornalisti dei giornali piace creare titoli divertenti, quindi si sono dati da fare con la nostra prossima scoperta recente, quando un agricoltore ha trovato enormi gusci di armadillo sulla sua terra a Buenos Aires in Argentina nel febbraio 2020. Alcuni dei primi esperti ad arrivare sul posto hanno detto alla stampa che i gusci erano circa della stessa dimensione di un maggiolino Volkswagen.
Questo è stato sufficiente per i media per chiamarli armadilli sovradimensionati. Sì, dobbiamo ammettere che è enorme. Tuttavia, non è strettamente accurato chiamare i proprietari di questi vasti gusci armadilli. Sono in realtà gli gliptodonti, un antenato antico e molto più grande dell'armadillo che viveva in questa parte del mondo approssimativamente 20.000 anni fa ed è estinto oggi. È raro trovare prove fisiche della loro esistenza, ma questi esempi argentini sono sopravvissuti al passare degli anni così bene perché sono diventati profondamente incastonati in un letto fangoso di un fiume. Ora che sono stati trovati, però, potrebbero non durare molto più a lungo. Sono pericolosamente esposti agli elementi, quindi i paleontologi hanno deciso di estrarre i gusci di una tonnellata e spostarli in un luogo dove potessero essere studiati in sicurezza. Certo, tecnicamente questo non è archeologia, ma è comunque affascinante. Strada di 700 anni. Nel febbraio 2022, in Germania, è stata rinvenuta un'antica strada rialzata proprio sotto la strada del centro di Berlino. Gli archeologi ritengono che la strada rialzata abbia almeno 700 anni. Berlino è stata fondata nel 1237, quindi questa strada rialzata, che si trova sotto Stralauerstraße, è una delle prime ad essere stata costruita in città. La strada rialzata è in legno, quindi gli archeologi sono riusciti a datarla, utilizzando l'analisi degli anelli degli alberi. Gli alberi sono stati abbattuti nel 1238 ed è logico supporre che dopo l'abbattimento siano stati immediatamente utilizzati come materiale da costruzione. Tutto il legno, che è un misto di betulla, pino e quercia, è stato prelevato nell'area di Berlino e dintorni. Le tavole sono sopravvissute così a lungo perché sono state sepolte sotto spessi strati di torba, che è un ottimo conservante. È probabile che lo scopo della strada rialzata fosse quello di fornire un mezzo per aggirare un fiume vicino, fornendo così una via d'accesso alla nuova città per i commercianti. Spesso ci riferiamo a questa parte della storia europea come ai secoli bui, ma è chiaro che i costruttori di città dell'epoca non mancavano di conoscenze o di abilità. Monumenti olmechi. Ora abbiamo una scoperta notevole che è avvenuta a Tenosique in Messico nell'agosto 2022. Lì gli archeologi hanno trovato un insieme di massicci monumenti olmechi, inclusa una coppia di rilievi in calcare scolpiti. I rilievi raffigurano governanti olmechi in una posa contorsionistica rituale che si dice riducesse i livelli di ossigeno nel cervello e inducesse così uno stato simile al trance. Gli olmechi credevano che questo fosse un processo divino. Tali rappresentazioni sono scoperte estremamente rare, quindi gli archeologi del paese sono entusiasti. Ciascuno dei rilievi è grande, circa 1,50 m di diametro, e raffigura anche grandi volti che indossano diademi e specchi con croci olmeche al loro centro. È molto difficile dire quanti anni abbiano queste antiche opere d'arte, ma questa parte di Tenosique, vicino al fiume Usumacinta, era un importante centro di popolazione olmeca durante il periodo formativo olmeco di circa 2.900 anni fa. Gli esperti di arte antica sudamericana dicono che lo stile dei rilievi potrebbe essere stato influenzato dai Maya primitivi, ma questa è una rivendicazione controversa per la quale non c'è ancora abbastanza evidenza a sostegno. I Maya alla fine divennero dominanti in questa parte del paese circa 25.500 anni fa. Pavimento a mosaico. Trovare un vecchio mosaico romano in Italia potrebbe non sembrare particolarmente raro o implausibile inizialmente, ma aspettate di sentire dove è stato scoperto questo. È il bellissimo pavimento di quella che una volta sarebbe stata un'enorme villa romana ed è stato trovato sotto il fango e l'erba di un vigneto in Valpolicella, leggermente a nord di Verona. La cosa frustrante di questa scoperta è che avrebbe potuto essere fatta un secolo fa. Gli archeologi notarono la presenza di manufatti romani nel vigneto nel 1922, ma decisero che non valeva la pena fare ulteriori scavi e lasciarono il sito in pace. Se fossero andati qualche centimetro in più nella terra, avrebbero trovato il pavimento a mosaico, che è ricoperto da fantastiche rappresentazioni di uccelli e frutti. Lì e allora, il vigneto fa parte di una comune, quindi eventuali ulteriori scavi dovranno essere effettuati con il permesso degli occupanti della comune, che presumibilmente dovrebbero essere finanziariamente compensati per la perdita temporanea o permanente del loro vigneto. Questo ulteriore livello di complicazione potrebbe significare che l'intera villa non venga mai scavata.
e non otteniamo mai una risposta alla domanda su chi abbia mai pensato che piantare un vigneto su un pavimento a mosaico fosse una buona idea in primo luogo. Mummie misteriose. Ben 14 mummie pre-Inca sono state recentemente scoperte nel sito archeologico di Cajamarquilla in Perù, non lontano dalla capitale peruviana di Lima. Le mummie hanno un'età compresa tra gli 800 e i 1000 anni. 6 di esse sono bambini, ma il resto sono adulti. Solo 2 degli adulti sono femmine. È possibile che i resti rappresentino diverse generazioni della stessa famiglia, ma c'è una teoria diversa. Alcuni degli archeologi responsabili del ritrovamento sospettano che potrebbero essere stati sacrificati al momento della sepoltura di una figura elitaria locale, la cui tomba è stata trovata qui vicino nel 2021. Sarebbero stati destinati a diventare servi della figura elitaria nell'aldilà. Tuttavia, c'è qui qualche prova che contraddice questa idea. Le mummie sono state sepolte con beni personali, tra cui strumenti da lavoro, vasi di ceramica e zucche. Le vittime di sacrificio non tendevano ad essere sepolte con alcun bene funerario, quindi forse queste persone sono sfuggite a quel destino cruento dopo tutto. Il popolo precolombiano delle Ande credeva che la morte biologica segnasse la transizione dell'anima in un altro mondo, quindi la paura della morte potrebbe non essere stata comune. Relitto di 1300 anni. Gli scienziati hanno fatto una corsa contro il tempo per salvare la nostra prossima scoperta da quando l'hanno trovata. È una nave di 1300 anni trovata in Francia ed è di un design eccezionalmente raro. Il vascello potrebbe essere enormemente significativo per storici e ricercatori, ma potrebbe non durare abbastanza a lungo per permettere loro di esaminarlo. Nel loro stato attuale, le travi di quercia, castagno e pino del relitto sono così delicate che devono essere bagnate ogni 30 minuti per garantire che non si disintegrino. La barca lunga 12 metri è stata trovata sulle rive della Garonna nel sud-ovest della Francia all'inizio del 2022, ma i materiali da costruzione di cui è fatta non erano stati toccati dall'aria o dalla luce dal giorno in cui è affondata. Ciò li rende estremamente vulnerabili. La datazione al radiocarbonio indica che il vascello è affondato tra il 680 e il 720 ed è notevolmente avanzato, basato su ciò che sappiamo dell'architettura navale francese del Medioevo. Potrebbe essere stata la prima nave del suo genere o un vascello sperimentale che è stato considerato un fallimento dopo l'affondamento. A meno che non possiamo stabilizzare il relitto abbastanza da esaminarlo correttamente, potremmo non saperlo mai. Freccia antica. I banchi di ghiaccio di una parte della Norvegia si stanno sciogliendo. Che crediate che ciò sia dovuto al cambiamento climatico indotto dall'uomo o meno, sta a voi, ma non potete negare che sia un problema. Tuttavia, all'interno di quel problema c'è un'opportunità per gli archeologi, che sono stati in grado di recuperare artefatti che sono stati bloccati nel ghiaccio per secoli. Uno di questi artefatti è questa freccia di 1700 anni, che è ancora in condizioni quasi perfette. È in condizioni così buone che c'è ancora un pezzo di piuma dell'impennaggio attaccato ad essa. La freccia è stata recuperata da quello che è stato descritto come il nucleo più profondo del banco di ghiaccio, indicando che potrebbe essere stata sparata da cacciatori che hanno seguito creature nel centro dell'astra di ghiaccio, dove si rifugiavano dagli insetti che avrebbero potuto morderli durante i mesi estivi. L'estremità proiettile della freccia è delicatamente affusolata, ma l'estremità della nocca della freccia è abbastanza ampia per farci capire che l'arco che ha sparato l'arma era insolitamente spesso. Inoltre, tracce della pece che attaccava l'impennaggio all'asta sono ancora presenti. La nostra conoscenza delle abilità artigianali degli antichi cacciatori norreni è stata notevolmente migliorata da questo singolo artefatto. Statuetta di argilla. Abbiamo una statuetta di argilla che è stata trovata in Baviera, in Germania, nel luglio 2022. È un manufatto dall'aspetto piuttosto rustico, ma gli storici pensano che possa rappresentare una dea dell'acqua preistorica. La migliore ipotesi degli esperti è che sia stata realizzata in un periodo compreso tra i 2500 e i 2800 anni fa, il che significa che è un relitto dell'età del ferro. Questo coincide con il fatto che è stata trovata vicino ai resti di un insediamento del periodo di Hallstatt, vicino alla pianura di Unkenbach. La cultura di Hallstatt dominava questa parte dell'Europa occidentale a partire dalla tarda età del bronzo,
e durava fino all'inizio dell'età del ferro. Sebbene la statuetta sembri essere in cattive condizioni, non mostra segni del tipo di erosione arrotondata che ci si aspetterebbe dall'azione idraulica. Ciò suggerisce che è stata depositata nel solco in cui è stata trovata deliberatamente, rendendola molto probabilmente un'offerta votiva e supportando ulteriormente l'idea che possa essere collegata a una dea dell'acqua. Il solco sarebbe stato un luogo sacro per offerte rituali come queste. Questa potrebbe essere un'abitudine che il popolo della cultura di Hallstatt ha preso in prestito dalle culture che vivevano attorno al Mar Nero, che hanno iniziato a creare figure come questa 5.000 anni fa. Trofeo d'argento di Dresda. Con l'avvicinarsi della fine della Seconda Guerra Mondiale, molte opere d'arte e proprietà di valore furono saccheggiate dalle città tedesche. Tra gli oggetti rubati c'era un trofeo di balestra in argento dorato del primo Seicento, che fu preso dai resti distrutti del municipio di Dresda. L'inestimabile manufatto trovò la sua strada negli Stati Uniti d'America e trascorse decenni in mostra all'interno del Museo d'Arte di Filadelfia, ma nel luglio 2022 fu finalmente restituito alla sua legittima casa. Il trofeo fu assegnato all'elettore Giovanni Giorgio I di Sassonia, quando vinse la competizione di tiro con la balestra solare di Dresda nel 1918, ma poi donò il trofeo alla città, come era diventata la tradizione all'epoca. La storia non registra esattamente chi lo portò via da Dresda inizialmente, ma fu visto successivamente in una collezione privata in Svizzera nel 1956. Il proprietario della collezione lasciò il trofeo al Museo d'Arte di Filadelfia nel 1977. Il museo non era a conoscenza delle origini dell'oggetto al momento, ma lo trovò su un elenco di arte tedesca perduta nel 2016. Da lì ci sono voluti ulteriori 6 anni per riportare il trofeo a casa, ma alla fine ci è arrivato. Per oggi è tutto. Qual è stato il vostro momento preferito? Commentate, mettete mi piace, condividete e iscrivetevi. A presto!